La campagna abbonamenti della Pescara Calcio chiude a quota 3.356. Sono queste le tessere sottoscritte per la stagione appena iniziata, una flessione decisa rispetto all'annata 2017-2018 che aveva fatto registrare 4.914 abbonamenti. È inevitabile che la stagione scorsa ha lasciato una certa delusione nel tifo biancazzurro, che per il momento fa registrare un calo di quasi 1.500 sostenitori abbonati. Starà alla banda Pillon dunque cercare di riavvicinare quanto più pubblico possibile all'Adriatico, e non solo. Adriatico Cornacchia, che intanto ospiterà domenica l'esordio casalingo del Delfino, impegnato con il Livorno di Cristiano Roccarelli, dopo aver osservato il turno di riposo alla prima giornata. Toscani neopromossi che hanno appena messo sotto contratto il montenegrino Filip Rajcevic. L'attaccante ex Provercelli sarà presentato oggi, ma il Pescara non può non temerlo dopo la gara dello scorso 17 aprile al Silvio Piola, quando un Delfino a caccia di punti salvezza è ridotto in 10 dopo pochi minuti per il rosso a Crescenzi, perse la gara che aveva rimesso in piedi con Macin proprio a causa di Rajcevic, entrato al 68esimo al posto di Rovini e in grado di siglare la doppietta decisiva 83esimo e 91esimo, che mise ancor più in ambasce un Pescara in grado poi di conquistare la permanenza nelle settimane successive. A proposito di Macin, ieri febbre per l'ex Brescia, ma non dovrebbero esserci problemi per il suo utilizzo domenica pomeriggio. Lavoro differenziato per Fornasier e Palazzi, mentre Del Sole continua le terapie. Il pareggio di Cremona certamente dà fiducia all'ambiente, ma prima in casa impegno da non sbagliare, anche perché poi ci sarà la sosta di campionato e si tornerà in campo solo a metà settembre. Seduta pomeridiana oggi per i biancazzurri, con Pilone che proverà schemi in vista della gara che si avvicina a rapidi passi, ma Pescara-Livorno non sarà più una partita come tutte le altre dal 14 aprile del 2012, quando a soli 26 anni un malore in campo si portò via Pier Mario Morosini. Una crisi cardiaca fu fatale al centrocampista amaranto tra lo sgomento dei giocatori in campo e il pubblico presente sugli spalti. Quel Pescara allenato da Zeman poi vinse il campionato e centrò la Serie A, ma lo fece con la morte nel cuore per quel pomeriggio indimenticabile che ha avuto poi un inevitabile seguito legale fino allo scorso febbraio, quando sono state confermate in secondo grado le sentenze di primo. Come stabilito dalla Corte d'Appello dell'Aquila, restano invariate infatti le condanne a un anno per il medico del 118 di Pescara Vito Molfese e a 8 mesi ciascuno per il medico sociale del Livorno Mario Porcellini e per il medico del Pescara Ernesto Sabatini. Da quel pomeriggio sono passati già più di 6 anni, ma nonostante questo Pescara-Livorno continua ad essere una partita non casuale.